a te a tutti i cermi e benvenuti a giocare in questo nuovissimo episodio su The Sims. Mi raccomando ragazzi, vediamo se riusciamo a raggiungere almeno 20 like per questo nuovissimo video. Ed eccoci qua ritornati dopo che la scorsa volta finalmente ragazzi sono diventati dei giovani adulti e quindi non devono più andare a scuola. Che meraviglia! Come le mie occhiaie! Va bene, allora ritorniamo a noi. Sono le 3:45 del mattino a quanto pare. E la volta scorsa ragazzi vi avevo chiesto di aiutarmi a scegliere il nuovo lavoro per giocherina e tutti voi mi avete consigliato appunto di farle prendere il lavoro di social, non mi ricordo cosa cavolo era. Fatto sta che era un lavoro che aveva meno ore e che tra l'altro si può fare da casa ragazzi, perché se no l'altro veramente mi ricordo si lavorava tipo 10 ore, era una cosa veramente allucinante. Intanto a Rodrigo gli avevo già fatto trovare il lavoro di tipo comico, una roba del genere, chiamiamolo così, e abbiamo a quanto pare ragazzi completato tutti quanti gli incarichi per essere magari promossi, quindi questa cosa ci può essere sicuramente utile. Volevo farlo suonare appunto con lo stato emotivo ispirato. Qualcuno di voi mi ha consigliato di fargli fare una doccia riflessiva per farlo diventare ispirato. Quindi ragazzi veramente grazie come sempre per i vostri incredibili suggerimenti. Ragazzi è arrivato il momento di alzarvi, perché se dormite e poltrite pure quando avete l'energia piena, qua siamo totalmente a posto. Sono le 6:30 del mattino, direi che vi potreste anche alzare. E tu, cara giocherina, direi che cucinerai una bella colazione. Macedonia di frutta. Forza, giocherina. Ah, si alza soddisfatta per una volta. Che cosa vuole? Sì, amichevole con Rodrigo, sai quanto vorrei che foste amichevoli fra di voi, però voi proprio non ve cagate le striscio, vi odiate a morte. Rodrigo ovviamente ha fame e fra un po' dovrà anche andare al bagno e farsi una bella doccia, per cui direi di fargli fare entrambe queste cose. Fai una doccia riflessiva, ci metterà più tempo, però sti cavoli. Che fai giocherina, che giochi con quei cocomeri, t'ho visto, e continua a tagliarsi, sei un vero cesso. Rodrigo, su via, in piedi che c'è l'energia piena, dai, vatti a fare una bella doccia. Giocherina, riuscirà mai a finire la macedonia di frutta senza spaccare la cucina? Eccola là, oh, perfetto. Oh, guardateli là. Rodrigo è ispirato, Rodrigo è ispirato. Però andrà a prendere la macedonia di frutta. Che cosa dovevo fare? Dovevo suonare uno strumento per un'ora. Ok. Ah, già si è alzato. Ha preferito andare a suonare piuttosto che mangiarsi la macedonia di frutta che giocherina aveva cucinato con tanto amore. Ok, 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 ok. Selezioniamo la carriera. Social media, era questo, esatto. Sì, incrociamo le dita e accettiamo questo lavoro. Yeah! Giocherina lavora ora come autrice di titoli Esca presso Sim.tv. Inizierà martedì alle 9. Qua che dice? Giocherina aiuto deve rilanciarsi accettando l'assegnazione. Aggiorna il profilo sui social network 2 volte. Ok? Non lo so. Ottienimi 100 follower. Oh mio Dio, ma come si fa sta cosa? Ah! Per guadagnare follower usa il computer per aggiornare lo status sui social media o condividi immagini nella categoria social network. Oh mio Dio, che figo. Ragazzi è pazzesca sta roba. Raggiungi livello 3 di comicità o malizia. Per quanto riguarda il social network direi di farle già creare un profilo. Vedi, è impegnativa adesso questa cosa, perché se vogliamo che facciano carriera ovviamente dobbiamo stare appresso a queste cose del lavoro. È veramente molto molto interessante. Giocherina ha creato un nuovo profilo social media. Nella sfera social media è impossibile farsi notare senza essere presenti online. Usa il tuo profilo sui social media per guadagnare follower, ampliare la teoria di conoscenza e diventare una potenza online. È quello che ti faremo fare, giocherina. Allora, social network, aggiorna lo status su social media, che è una di queste cose qua richieste. Intanto Rodrigo è ancora ispirato e sta suonando, spero. Oh mio Dio. Ok, a quanto pare avevamo ragazzi completato la cosa qua. Consegui livello 6 di abilità con uno strumento. Perfetto. Stato su social media aggiornato. Importa qualcuno? Ha 20 nuovi follower. Sembra di sì. Bene, giocherina ha guadagnato 20 follower. Ora in tutto 20. Quindi adesso dobbiamo essere concentrati su diversi punti ragazzi, Allora Rodrigo deve conseguire livello 6 di abilità con lo strumento. Continuiamo a farlo suonare nel profilo su social media. Glielo facciamo fare di nuovo ragazzi. Questa cosa è importante. Aggiorna lo stato. Vai. E il tuo lavoro, sarai pagata per fare questo, quindi impegnati. Ma perché sto guadagnando soldini così a caso? Ah! Raggiunti il livello 3 carisma, perfetto.
La posta legge è stata consegnata, altre bollette? Sì, oddio, sono state appena recapitate. Ok, dobbiamo pagare 400, oddio, 400 di bollette. Ma perché sta guadagnando soldi? Oddio, oggi sta succedendo qualsiasi cosa. Paga le bollette prima di tutto. Oh, perfetto, Rodrigo ha raggiunto il livello 5 di chitarra, ragazzi. E questa cosa ci va benissimo. Dobbiamo continuare a darci da fare sul social media, ragazzi. Per cui, sul social network, quello che è. Per cui io direi di farle condividere un'immagine. Allora le devo far leggere un libro sulla comicità, ragazzi. Ne acquistiamo uno. Madonna, costa $75. Vabbè, dai, lo compriamo. Preso. La migliore immagine di sempre. Non vedo l'ora di vedere la prossima. Giocherina ha guadagnato 20 follower e ora ne è in tutto 60. Ok, intanto le facciamo leggere il libro, anche se sta puzzando di piedi. Ok, giocherina, leggi e impara. Scrivi 4 canzoni, guadagna 500 simoleon concedendo canzoni su licenza. Wow, come faccio a scrivere le canzoni? Questo, ragazzi, dovreste dirmelo voi. Ah, forse me lo dice qua. Clicca su uno strumento musicale, seleziona scrivi una canzone. Sullo strumento qua mi dice solo suona, canta. Cioè non mi dice di scriverle. Forse devo raggiungere il livello 6 per poterlo fare, non lo so. Ok, stato su social media aggiornato. Importa qualcuno, ha 15 nuovi followers. Oh, ora ne abbiamo 75, ragazzi. Sta andando alla grande. Vai, giocherina. Intanto, ragazzi, questi continuano a non cagarsi. Cioè vivono insieme come se non vivessero insieme. Dai, Rodrigo inizierà a lavorare tra circa un'ora. Uff, incrociamo le dita. Intanto che lui continua a esercitarsi, direi, ragazzi, di farlo mangiare, perché sennò va al lavoro morto di fame. Vai. Ok, giocherina ha raggiunto il livello 2 di comicità. Attenzione, Rodrigo puzza già di piedi. Gli avevo fatto fare una doccia riflessiva. Eppa, è giocoso. E questo è lo spirito giusto, Rodrigo. Devi andare a far ridere la gente. Quindi mi raccomando. Vai al lavoro, amore. Vai, ti aspettiamo qua. Ok, ha ripagato in follower. Giocherina ha guadagnato 20 follower. Ora ne ho 95. Sì. Ok, possiamo scrivere barzellette adesso, ragazzi. Quindi probabilmente sarà un modo più rapido per continuare ad alzare il nostro livello di comicità. Ok, la migliore immagine di sempre. Non vedo l'ora di vedere la prossima. Giocherina ha guadagnato 25 follower. Ora ne ha 120. Eeeh, siamo le regine dei social network. Promosso a figura di serie C. Rodrigo è stato promosso a figura di serie C. Guadagnerà 4 simoleon in più all'ora per un totale di 40. Hai anche ricevuto il seguente bonus. E vai! Il tuo prossimo turno è giovedì alle 17. Sono così orgogliosa! Che bello, ragazzi! Devi andare al lavoro, dai, molla tutto. E ci si vede più tardi. Ti voglio bene, sono orgogliosa di te. Dobbiamo, ragazzi, fargli raggiungere il livello 2 di comicità. Per cui molla i meme e mettiti a scrivere barzellette. Su. Dai che ci siamo, dai che ci siamo, dai che ci siamo. Ehi. Oh mio Dio. Giocherina ha lavorato un articolo davvero interessante, ma teme che non attirerà l'attenzione di alcun visitatore del blog. Potrebbe essere il caso di provare a rendere il titolo un po' divertente. Poi la gente dice che è clickbait. Titolo appariscente. Incrociamo le dita, c'ho sempre paura io a fare queste scelte, ragazzi. I blogger non hanno apprezzato il metodo di giocherina, ma il suo articolo si è diffuso in un lampo. Ok, aumento del rendimento grande, ragazzi. Oggi giocherina ha portato $174 e anche svolto del lavoro. Superbo, brava, mo anche lei è tornata tesa dal lavoro. What's up? Ptor? Ptor? Non mi fa scrivere, uffa. Ma perché mi tocca questo triste destino? Dopo potremo farli uscire insieme, ragazzi. Ok, Rodrigo, adesso tocca a te. Devi sguinzagliare tutto il tuo sex appeal. Proviamo, complimentati per l'aspetto, ragazzi. Adesso dobbiamo essere seri. Ok, a lei è piaciuto, ragazzi. Forse sta cominciando a spingersi. Ma non ci posso credere. Chiedi se è single. Ok, a quanto pare è single. È fiducioso che qualcosa possa andare dritto finalmente fra di loro, ragazzi. Battuta di abbordaggio audace e fiducioso. Proviamoci. Ciao, ciao. Su, su, c'è stata. C'è stata, ragazzi. Flirta. Oddio, questo è pericoloso, ragazzi. Oh, c'è stata. Zipsy Wurpalar.
Blur! Minchia! Fai una serenata! Fai una serenata! Oddio, 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 ragazzi, questa cosa la voglio troppo vedere. Oh, che cosa tenera. Ci starà a flirta? Ci starà a flirta, di sicuro ci sta. Su, su. Ci sta, ci sta, ci sta! Accoccolati! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh! Ragazzi, finalmente quello che stavo aspettando da tipo 7 episodi, non lo so quanti sono. Racconta una barzelletta spinta, zozzona, è andata a dormire zozzona. Giocherina, hai notato il fumo verde che ti esce dalle ascelle? Direi che è il caso di fare una doccia prima di andare al lavoro, eh. Giocherina è di nuovo tesa, ragazzi. Ha bisogno di videogiochi, vabbè, pare ovvio. Allora, fermi tutti. Seleziona un ramo per Giocherina. Personalità di internet. Tutti possono diventare famosi su internet. Continua ad accrescere il tuo esercito di follower con scherzi e barzellette per raggiungere l'Olimpo delle stelle di internet. Dalle 10 alle 15, esploratrice di Simstagram. 35 simoli. Allora, questo invece, pubbliche relazioni. Il posto fisso in una multinazionale non è sempre male, un male. Permette di conoscere da vicino le celebrità più in vista e pubblicizzare prodotti importanti. Convincere la gente a mettersi in mostra è una delle cose che ti riescono meglio. Non c'è nulla di così grande che non possa giocare a tuo favore. Però questo è già dalle 8 alle 16, ragazzi. No, io direi che scelgo questo. Vi hanno pagato meno, ma sti cazzi, sono comunque 35 simoli all'ora. Assolutamente personalità dell'internet. Promossa esploratrice di Sim Instagram, perfetto. Abbiamo ricevuto un bonus. Racconta barzellette ai follower. Pubblicizza un prodotto rilevante. Aggiornamento di stato del ritrovo. Il tuo prossimo turno è venerdì alle 10. Ok, ragazzi, questo ci piace tantissimo. Allora, Giocherina, racconta barzellette ai followers. Su, via. Giocherina ha guadagnato 150 follower per aver espresso un parere spiritoso sull'economia globale, servendosi di una forma di formaggio come metafora. Bella idea. Oh, 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 oh. Attenzione. Perché Rodrigo è flirtante, ragazzi. Questo deve essere il momento della verità. Oh, ragazzi, primo bacio. Sbocciato. Sì. Che gioia immane, ragazzi. Una gioia immane. Giocherina ha venduto con un profitto di 500 simoleon. Ops, è fatto infuriare un po' di gente. No. Abbiamo perso 143 followers, ragazzi. Madonna, sono tantissimi. Minchia, per aver pubblicizzato un prodotto irrilevante, ok. Però, minchia. Cioè, vedete, allora, questa cosa è pazzesca, ragazzi. È impressionante sto metodo. Nel senso che, cioè, come se fosse la vita reale. Nel senso che se la gente si arrabbia, smette di seguirti. Cioè, è una cosa incredibile, eh? Racconta barzellette, cerchiamo un attimo di recuperare, ragazzi. Era troppo bella per non condividerla. Talmente bella, infatti, che Giocherina ha guadagnato 125 follower. Meno male. Meno male, ragazzi, ne abbiamo recuperati un po', eh. Ok, ragazzi, sono andati tutti e due a dormire. Dormono proprio beati come due neonati. Per cui oggi pure, ragazzi, è... Oh, finalmente. Cioè, sono di una contentezza unica, perché è finalmente successo quello che stavo aspettando succedesse tipo dall'inizio della serie. L'amore sta sbocciando. In parte è già sbocciato, però non ho fatto ancora chiedere a Rodrigo, cioè a Giocherina, se vuole essere la fidanzata di Rodrigo. Per cui questo lo vedremo la prossima volta. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Updosh a tutti, ragazzi. Ciao. Vi ricordo, ragazzi, che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, il link per fare delle donazioni e il sito digital24.it, dove potete avere il 5% di sconto sugli acquisti grazie al mio codice.